I Balcani del 96. A prima vista sembra che non sia successo nulla. Un paese come tanti, gente comune in un contesto comune, un tram tram quotidiano che si adegua alla dimensione della regolarità. Poi, a tratti, lo sguardo più accorto stana l'inquietudine, il dramma, la violenza, e tutto prende forma attraverso i tetti sventrati, gli intonaci divelti, cumuli di macerie agli angoli dei marciapiedi, in fondo ai vicoli, laboriosamente celate sotto i cantieri dei lavori in corso, la realtà sotto traccia. Poi, fuori città, la realtà diventa più tangibile. Le carcasse di ferro svettano sopra cammini desolati. I crolli non soffocano il grido di dolore mai placato. Dal pilone in pietra romana del vecchio ponte si guarda verso la riva opposta. Lì sorgeva il simbolo della città. Ora l'originale è sulla cartolina che io, costernata, continuo a guardare. La terra soffre per l'anima violata che ha generato sangue e sconvolto il mondo. Una bocca di fuoco senza tregua che ha cambiato la storia ed oggi io ne sono testimone. E allora pensi, e pensi ancora. Rivedi le immagini sulla TV, dal nostro guscio riparato di civiltà mediatica. Rivedi le carneficine propinate dalle cronache dirette, il fuoco delle granate, i colpi spietati dei cecchini. Tutto ciò alle soglie del 2000, nel nostro Occidente evoluto. E tu, ora, sei proprio lì, che giri indisturbato per i grad, scattando fotografie al disastro. Ieri c'era la morte ovunque, si respirava fuoco e sangue. Oggi la gente sorride, i bazar vendono frivolezza, le donne flirtano sotto il velo ed i bambini schiamazzano. È tutto miracolosamente normale. È la grande forza della vita.